Salve a tutti ragazzi, io sono Paper Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Voglio andare avanti oggi in questo episodio, però per prima cosa, innanzitutto salutiamo tutti i fufini, insomma noi faremo del nostro meglio, anche tu raccogli tutte le gemme stella, d'accordo, vi lascerò da parte dei funghi per quando tornerete a trovarci, dice Fuffi Gloria, lì come cazzo si chiamava, e buona fortuna baffone. Parliamo anche con la matriarca, avrei voluto raccontarti la storia di quando ero giovinetta, quanto me la spassavo. Intanto io pesto tutti i fufini, però ritorno un secondino dentro l'albero perché ragazzi, grazie ormai il mio dispensatore di consigli, Marcheroro, ho scoperto come si prende quel blocco laggiù, non so se ve lo ricordate, mo ve lo faccio vedere comunque. Esatto, dovrebbe trovarsi qui ragazzi, evitiamo a pie pari tutti i ragni e qui raga c'è solo una cosa da fare, non mi è venuta in mente, ma dovete utilizzare Cupaldo che vi sbloccherà un blocco segreto, chiaramente fate così per prendere la tessera in guardia C, se un compagno d'azione usa bene il comando d'azione difesa, la difesa sale di 1, molto figa ragazzi, e proprio a questo, per questo motivo io vado a cambiare un pochino le tessere, perché tolgo per il momento più PF, sismattacco magari lo tengo, voglio mettere queste tessere qui, che potenziano la vita tipo, no? E vorrei mettere, innanzitutto leviamo la tessera imitazione, no, vorrei mettere al posto di più PS, ragazzi, più PV, voglio mettere questa in guardia e poi vorrei mettere, proviamo mezzo danno C, giusto per cambiare un pochino le carte o le tessere in tavola e appunto variare un pochino il nostro gameplay. Bene, volevo fare solo questo, ritorniamo nei sotterranei di Fannullopoli perché dovremo consegnare chiaramente al portale millenario la gemma stella. Qui occhio alle piante, non voglio combattere con nessuno, proprio mi sono rotto il cazzo, eh. Perfetto ragazzi, ritorniamo indietro, se non mi bloccano o mi ferma qualcuno io ritornerei indietro e ci si vede direttamente a Fannullopoli, va? E invece no, mi fermano subito, infatti Mario, perché ci è arrivato un'email, ragazzi, ci vibra un pochino il culo. E prendiamo il telefono qui in mezzo a fiori, tra l'altro bisogna leggere le mail, molto comodo. Carissimo Mario, posso immaginare che tu stia preoccupato per me, ma io sto benone, anzi sono proprio preoccupata per te. I miei rapitori sono a caccia delle gemme stella. Mi raccomando, sta attento a non farti prendere quei brutti sceffi, Peach, madonna ragazzi, guarda. Madonna, sarò prudente anch'io, cercherò di scoprire cosa tramano quei malfattori, ti auguro il meglio, Peach. Allora, Peach sta bene, meno male, Mario. Perfetto ragazzi, quindi insomma Peach veramente non ci ha capito un cazzo, è rimasta lì chiusa in quella cella. Ma sconfiggiamola, una pianta, dai ragazzi, si sconfigge una bella pianta, che dite? Perfetto ragazzi, ah, si ritorna nel tubo e si esce da questo lurido posto, perché non c'ho più voglia, veramente sono tre episodi che sono qui. Siamo nei sotterranei numero 3 di Fannullopoli, equipaggiamo immediatamente Madame Spirou perché qui sì che ci potrebbe essere qualcosa di interessante, raga, bisogna assolutamente scoprire tutta la carta d'apparati qui, soffiare via, scoprire insomma come si dice, ma bisogna farlo assolutamente, era qui e si soffia subito via. Esatto, e c'è un forzerino chiaramente contenente la tessera bella vita C, può ripristinare lentamente i PV e l'avevamo di già ragazzi, quindi insomma potete accumularle per ripristinare ancora più velocemente i vostri PV. Perfetto, allora eccoci nella stanza del portale millenario, c'era un'altra carta d'apparati, sì lo so, me lo ricordo, sparsa da qualche parte, l'andrò a soffiare via dopo, però intanto ragazzi famo sta cosa, Mario Shari mostra la gemma stella, eccola. Oh, finalmente, la seconda, ragazzi. Cioè, comunque è lunghissimo questo gioco. Cioè, permettetemi di dire che è veramente lungo in culo, cioè. Raga, io conto ora di fare tre video ogni capitolo, ma è veramente tanto, tanto, tanto lungo. Cioè, è impegnativo, raga, è veramente impegnativo, cazzo. Non mi aspettavo. È bello, ma impegnativo. Vediamo un pochino dove si va stavolta. Qui sempre un'energia strepitosa. Vedrai che ci sono 7 posti, non c'è molto da dire. Tac, che cazzo abbiamo sbloccato? Scusatemi, il cielo qui. Ah, così a caso, cioè, che cazzo è sta cosa? Il cielo, ragazzi. La location della gemma stella che è di colore giallo. Oh, sulla mappa magica è apparso il luogo in cui si trova la prossima gemma stella.
E impariamo anche una nuova mossa, qualcosa? No, abbiamo già imparato. Oh là là, è apparso il luogo in cui troveremo la prossima gemma stella. Ma sembra essere vicinissimo al cielo. Che posto sarà mai, mignon? Vediamo un pochino. Ecco, professor Goombastan. Quindi nei sotterranei ci sono le rovine della città scomparsa millenni fa. Il mio personaggio preferito, Goombastan. Tramite il potere delle gemme stella, quel portale è stato sigillato e è rimasto chiuso per 1000 anni. Per rimuovere il sigillo bisogna usare ancora il potere delle gemme. Perché hanno sigillato il tesoro leggendario? Probabilmente per far sì che non venisse rubato. Io credo perché. Lei crede perché? Boh. Vabbè. Ma professor Gumbenstein, calma, calma, miei prodi, ho appurato che il periodo in cui il tesoro leggendario è stato sigillato è quello in cui la città è stata distrutta. Coincidono perfettissimamente. Non so perché la città sia stata distrutta, nel libro era solo scritto, il cielo si oscurò e la terra tremò. Devo approfondire ancora questo argomento. Capisco. Senta, ma ora dove dobbiamo andare a prendere la gemma secondo la mappa? Dunque, credo che si tratti di una città sospesa nel cielo, dovrebbe essere Oolong, abbiamo già sentito dire. In quella città c'è uno stadio enorme dove dei lottatori si cimentano in violenti incontri, i match sono pubblici, ci sono anche intere famiglie che vanno a vederli. È la città del divertimento, pare che i più ricchi del mondo ci si rechino per scommettere sui vincitori. Oh là là, ma se è sospesa nel cielo, come si potrà raggiungere? Ci vanno i dirigibili privati da Fannullopoli, ne partono diversi al giorno, ma il problema è il biglietto, per ottenerlo è necessario fare uno strano percorso. E quindi come facciamo ad ottenere il biglietto? Vediamo. Potreste rivolgervi a Don Matteo, ma la palma lo trovate nell'area ovest. L'area ovest è situata a sinistra della piazza di Fannullopoli, là il boss dell'associazione a delinquere, tale Malapalma, controlla la città, Malapalma qualche volta frequenta anche Oolong. Sì, buona idea, andiamo da Don Malapalma. Ma fate attenzione, Don Malapalma è uno che non sopporta le chiacchiere, quindi si fa vedere raramente in giro e spesso in incognito, non sarà facile incontrarlo. Grazie, dottor Gumbestai, noi andiamo chiaramente a Oolong. Meno male che ho già parlato, vedete, una volta, insomma, che parli con tutti, hai già fatto il tuo. Riceviamo un'email da Q Pericle. Mario, come stai, mio piccolo Cupaldo? Ah, il suo babbo. Che emozione avere le mail e poter raggiungere persone lontane dagli occhi ma vicine al cuore. Sono nel villaggio, conduco una vita bucolica e sai cosa? Ne sono felice. Ci credo, magari nello stomaco di un cazzo di drago, fino a un centinaio di anni fa, questa idea non mi avrebbe sfiorato neppure il carapace. Sono certo che anche Cupaldo troverà affascinante questo posto quando tornerà dall'avventura, perché è proprio il rischio che ti cambia la vita. Cucciolo di papà, fatti forte e coraggioso, diventa grande, ma non troppo, altrimenti non mi passi dalla porta di casa. Wahaha, Cupericle invia la foto del cazzo. Molto semplice. Bene, raga, bene. Allora, in realtà c'era nei sotterranei un'altra cartina d'apparati, ragazzi. Ma sapete che vi dico? Io ci vado un'altra volta. Parliamo con questo trimone. Che cazzo è? Questi sono Calmabò. Calamabò. Questo spilungone è un gran fanfarone. Quando stava per lanciarmi è inciampato. E così sono finito dritto dritto dentro il cratere del vulcano. Per fortuna non mi sono carbonizzato. Ma la mia povera pelle bianca. Vabbè, ragazzi. Non gliela farò passare liscia. Prima o poi gli darò una lezione. Perciò resto ancora un pochino con lui. Vediamo un pochino che cazzo ci dice lui. Ci sono stato al vulcano Gargarisma e ho trovato un pezzo di bussola delle stagioni. Che avventura fantastica è stata. Vuoi che te la racconti? Sicuramente è una storia lunga. Vabbè, bisogna farlo, ragazzi. La mia mania di completamento mi dice che bisogna farlo, purtroppo. La storia è lunga, ci metterò un po' di tempo. Dunque, non appena sbarcato nel continente Budino, mi sono diretto al vulcano. Per raggiungere la meta ho attraversato una giungla fittissima, per giunta era piena di mostri. Ormai pensavo che avrei finito così i miei giorni, invece, passando per un villaggio, ho incontrato un calamaco di nome Calamabò. Era in viaggio per i fatti suoi, ma quando ha sentito la mia storia ha deciso di seguirmi. Calamabò è impulsivo. Impulsivo, al suo paese lo chiamano proiettile, bello vero? Com'è come non è, siamo arrivati al vulcano Gargarismo, lì faceva un caldo incredibile, la lava ribolliva ovunque, poi c'erano decine di trappole a guardia del frammento della bussola, la più spaventosa era una statua alta almeno 30 metri che si muoveva.
in fronte aveva un rubino incastonato. Per quanto riesca a saltare in alto, non ci arrivavo proprio. Così mi è venuta un'idea, ho mirato alla fronte, ho preso Calamabo e l'ho lanciato con tutta la forza. E lui ha fatto onore al suo soprannome, proiettile, ha fatto centro sul rubino. Avevo capito subito che il rubino era il punto debole. La statua è venuta giù come un castello di carte. E così siamo potuti entrare con tutta calma nella sala del tesoro. Purtroppo lì della principessa Crema non c'era traccia. C'era però un frammento della bussola delle stagioni, l'ho inserito nell'altare e stavolta è indicato il villaggio sazio del continente Mille Foglie. Mi sono nuovamente imbarcato ed eccomi qua a Fannullopoli. Questa è stata la mia avventura. Benissimo, grande Luigi. Col cazzo, vaffanculo te e le tue storie di merda. Vai a cacare, veramente, non ti sopporto più. Un'altra email. Salve Mario, lavori sodo come al solito, qui è Goombastein, c'è una cosa che mi sono scordato di dirti, ti consiglio vivamente di ottenere una certa tessera, si chiama intraprendenza e se l'attivi hai l'opportunità di sbarazzarti dei nemici più deboli con l'iniziativa invece di doverla affrontare normalmente. La puoi acquistare alla bottega delle tessere a Fannullopoli, basta che esci dal piano superiore della locanda per trovare la bottega. Allora che fai, ancora stai leggendo? Smetti subito e vai a comprare la tessera intraprendenza. Si va subito a comprare la tessera intraprendenza, come ci dice il dottor Goombastein. Tra l'altro io qui mi faccio una bella dormita gratis, ragazzi. C'ho un buono, sì, quindi fammi subito dormire. Io penso le locande in questo gioco siano una delle cose meno utili che esistano. Veramente l'ho usata una volta e quando non ne avevo bisogno, anzi forse nemmeno. Uso il buono dormita, almeno me lo cavo dai coglioni. Si salta tutto, chiaramente. Ho riposato di merda, vaffanculo, cioè. E prendiamoci sta intraprendenza. Oh, basta avere l'iniziativa in attacco contro i nemici più deboli per battere. Quindi smartelliamo i nemici instant, letteralmente. Mi voglio prendere anche forza per fiore. E costa 100, raga. Mi prendo anche questa. Poi il resto, mi compro anche questo. Le melodie nostalgiche, ragazzi, che magari le metto in un episodio se qualcuno di voi le conosce. Poi, già che sono qui, qui non so se vi ricordavate, ma tadan, c'era questo coso. Volevo vedere se fosse possibile. No, vedete, non è possibile fare così. No, infatti. E vabbè, niente. Ah, raga, sono sicuro che ho missato sicuramente una carta da apparati nei sotterranei, ma la prenderemo poi successivamente, non vi preoccupate. E andiamo immediatamente invece stavolta nell'area ovest di Fannullopoli e si va da Palmense qui, nel casino Malapalma. Proviamo. Andiamo a vedere se abbiamo vinto, raga. Tante le volte, sai, avessimo fortuna. Abbiamo sempre il solito biglietto, chiaramente. Andiamo a vedere un pochino. Non ho vinto un cazzo, fra. Ah, però otteniamo un fungo di consolazione. Vabbè, dai, tra poco tempo. Ok. Lui ci dice che succederà qualcosa di bellissimo. Raga, secondo me il gioco vi vuole far vincere per forza in un modo o nell'altro. Quindi ci ritorneremo magari più spesso qui, se me lo ricordo, la Totobomba. Vorrei vincere almeno una volta. Perfetto, allora raga, qui io devo partire per Olong. Ma vedete il dirigibile lì in lontananza. Però purtroppo non trovo il biglietto. Per quale motivo? Devo trovare il boss Malapalma. Ma dove? Dove si trova questo bossone Malapalma? Scusatemi, Può darsi, raga, che si trovi nei sotterranei di Fannullopoli, quest'altri sotterranei qui. Quindi si entra immediatamente. Tanto quest'area io l'avevo già fatta. In realtà forse non la dovevo fare l'altra volta. La dovevo fare poi successivamente. Qui non ci posso andare ancora, ve? No, non credo. Chiaramente ragazzi, abilitiamo anche intraprendenza che è gratis, come vedete, tra l'altro. Fighissima sta cosa, sì. Però, no, non dovrebbe funzionare. Proviamo l'iniziativa, raga. Mamma mia, raga, distrugge anche questi nemici qui, impressionante, bimbi. Guarda lì, ragazzi, questa intraprendenza, che figata. Molto, molto figo. Oh, carta d'apparati, carta d'apparati, benissimo. Soffiamela via, madame. Top. Oh, un tubo. C'è un tubo, raga. C'è letteralmente un cazzo di tubo. Va bene. Va bene. Ah, vabbè, qui tanto serve quell'altro potenziamento che non abbiamo ancora. Spero che non ci siano schegge stelle qui, ragazzi, dietro questo muro, che sarebbe un po' da figli di puttana, visto che comunque è largo abbastanza questo corridoio. Ok, e qui siamo nei sotterranei numero 3. Vediamo un pochino che cosa ci dicono i cartelli. Conduce al labirinto dei 100 livelli. Intraprendenza e tocco shock non hanno alcun effetto in quest'area. Raga, io non ci andrei, sinceramente, ancora. Si salva, ma non so perché non ci andrei. Livello più basso raggiunto, 0. What the fuck? Stai scherzando, vero? Cioè, è tipo un mega dungeon, tra l'altro qui si trova una scheggia stella, è un mega dungeon assurdo. Io non ci voglio andare ora,
Ah, guardate qui. Ah, guardate un pochino da dove. Guardate qua. Vabbè, allucinante, ragazzi. Tra l'altro qui si può prendere anche la molla che ci conduce belli belli a un sole custode. Vabbè, incredibile come si ricollegano le varie aree comunque. E si va anche di qua a questo punto. Però come vedete, questa è solo una shortcut per passare da una parte all'altra del portale. Ho capito io. Bene, e allora nulla, raga. Cioè, io allora nulla. Devo andare a cercare il Palma Boss lì di ste cazzi. Eccola un'altra carta da parate. A questo punto ci sono andato, raga, perché vedrai per forza. Tac, c'è una porta, tra l'altro, che contiene una bottega, un negozio. Ah, ok, siamo sempre lì, raga. Siamo sempre lì. Mamma mia, che casino, veramente, guardate. Cioè, veramente si ricollega tutto comunque. Impressionante, bimbi. È veramente impressionante sto gioco. Ma veramente sensazionale, guardate. Si è sbloccato pure il passaggio per il mondo 2 qualora volessimo ritornarci. Qui, raga, si ritorna indietro, semplicemente. Oh, finalmente, sì, lo sto cercando. Al lumacone nell'area est. What the fuck? Cioè, mi stanno mandando da una parte all'altra praticamente. Che cazzo, regà. Ma aveva detto area ovest o area est, dottor Gumbanstein? Boh, probabilmente mi ha detto area ovest, però lui mi rimanda nell'area est. Ah, parliamo con il tizio, vediamo un pochino. Effettivamente è vero, raga. È vero. Potete pure lottare comunque, però noi paghiamo, dai. Paghiamo il pizzo per il momento e qui c'è un'altra area ancora. In questa zona comanda Allumacone, il capo del gruppo di malviventi. Allumacone, per non farsi vedere, di solito percorre le vie interne. È difficile incontrarlo. Qui la porta invece è chiusa, perfetto. Io penso di aver incontrato Allumacone una volta, ma non saprei dire dove si trovi il suo covo. Ho sentito che da queste parti c'è una via segreta, non credo sia una strada per collibere normalmente. Si mette un attimo Gumbella perché ci potrebbe dare informazioni sui vari nemici e sui vari NPC. Mi chiamo lo Squid e sono il famigerato topo delle informazioni. Io so quel che vale la pena di sapere. Se sei nei guai a risolvere il problema altrui, scaccia qualche moneta e vedrò che posso fare. Non hai accettato alcun incarico, quindi non hai bisogno del mio aiuto. Torna a parlarmi dopo aver risposto all'annuncio di qualcuno che chiede aiuto in bacheca. Ah, ok. Sì, è la prima volta che vengo al centro reclami. È un locale in cui si raccolgono gli annunci. Se vuoi sapere di che annunci si tratta, guardi la bacheca. Puoi scegliere un annuncio al quale pensi di poter rispondere o essere utile. Se contribuisce alla soluzione del problema, sarà ricompensato. Niente male, vero no? Ma se ricordi che se accetta l'incarico e lo vuole annullare, dovrà pagare una multa. Mi sono spiegato, provi a scegliere un annuncio. Trovate la mia chiave, consegna di un pacco, sondaggio sui prezzi, catturate il malfattore. Un sacco di roba, trovate la mia chiave. Mi chiamo Gazzone, ho perso la chiave, non posso rientrare a casa, devo averla persa da qualche parte a Fannullopoli. Qualcuno la trovi, aspetto davanti a casa mia a Fannullopoli in fondo all'area est. Accettiamo l'incarico, giusto così? In bocca al lupo, penso che insomma si possa fare con i nostri tempi. Spero, spero che non si debba per forza cambiare area. È lui Gazzone? Mettiti subito a cercare, se qualcuno l'ha trovata potrebbe entrare in casa. Io resto qui a fare la guardia. Credo di aver perso la chiave alla bottega delle tessere, ma non ne sono sicuro. Quindi, raga, cioè, bisogna farlo per forza. Si chiama Gazzone, è parente di Gaz, fa parte del gruppo Allumacone. Sembra piuttosto violento, ma un tipo socievole. L'abito non fa il monaco. Eccola, ragazzi, la chiave. Beh, è stato facile, meno male, raga. Sì, non mi dite che devo ripagare quel figlio di puttana ora per rientrare, perché col cazzo, sì. No, no, non ci ha capito un cazzo. Non ha capito proprio un cazzo. No, 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 non ci ha capito un cazzo. Io proprio ti distruggo, non ti pago niente. L'ho pagato prima, figlio di puttana, che non sei altro. Ti spacco, c'ha una lancia, quindi non gli salterei addosso, sinceramente. Proverei a fare così, tanto con Gumbella proveremo poi. Esatto, raga, fa male che c'ha la lancia, sto figlio di puttana.
Beh, forte, raga, eh. Ho colpito una marea di volte, molto forte, cazzo. Raga, non finisce mai, cioè è veramente fortissimo, cazzo. Cioè Luigi ci vuole dare uno sciroppo miele, l'abbiamo distrutto. No, poverino, mi voleva aiutare. No, mi voleva aiutare, io gli ho tirato una martellata in capo. Vabbè, incredibile, proprio Luigi, sei un figlio di puttana. E basta. Facciamo bingo. Occhi chiusi, raga. Occhi chiusi! Ci si ripristina tutto, mamma mia, che bellezza. Vabbè, non c'era un cazzo da ripristinare. Oh, finalmente, ci dà anche una bella quantità di monete stella, eh. Io penso che si debba affrontare solo una volta e basta questo tizio qui. Anche perché mi sembra un po' strano. Abbiamo fatto un livello finalmente, aggiungerei. E io vado a migliorare, ragazzi, la vita, che comunque era la cosa che mi premeva migliorare. Soprattutto perché comunque ho tolto la tessera che mi potenziava i PV di 5, che mi aumentava i PV di 5, quindi è giusto riaumentarli in questa maniera. Perfetto. Dannazione, con gli eroi di videogiochi come te è sempre la stessa storia, viene voglia di menare le mani. Oh, vaffanculo, vai, perfetto. Qui si può entrare in realtà, eh. Ah, lì si può entrare, raga, è vero. Sono un coglione però, eh. L'hai trovata? Sì, l'ho trovata, sì, tieni, su. Fammi entrare anche in casa, se vuoi. La mia chiave, finalmente posso entrare a casa, grazie. Avrai la tua ricompensa. Hai ottenuto 30 monete, perfetto, insomma, non male. Dai, apri pure la casa, magari, almeno ci entriamo dentro a vedere cosa nascondi. Hai portato a termine l'incarico dell'annuncio, ottimo. Ci dava informazioni il tipo se volevamo. E tu, qui non c'è nulla, ma non fare complimenti, accomodati. Ma qui non c'è nulla, lo dici te che non c'è nulla, sì, perché io sono sicuro che qui qualcosa c'è per forza. No, forse ha ragione, però non c'è veramente nulla, raga. Bene, allora, si entra qui dentro, tra l'altro c'erano pure delle impronte grosse come una casa, perdonatemi ragazzi, ma io qualche volta... Vi giuro che è veramente difficile qualche volta, eh. E si parla con questo scritto: io sono Sbruffo, l'apprendista ladro. Da giovane ho esplorato tutti i sotterranei della città come geologo, ma ho perso il lavoro. Così sono stato assunto da Al Lumacone. Ho abbandonato la geologia e adesso sono diventato un ladro professionista. Ah 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 ah, ah, bravo coglione, guarda. Che cazzo ti devo dire? Qui, raga, secondo me avremo bisogno di un doppio salto per raggiungere quella scheggia stella che vedete là in cima. Però ce n'è un'altra proprio qui dietro, quindi insomma non ci lamentiamo. Qui dovremo utilizzare la barca, non ce l'abbiamo, bisogna entrare per forza in casa. Eccoci, eccola al Lumacone. Sembrerebbe proprio di sì, che ci fai qui? Questo è il covo della mia banda, sono al Lumacone, non voglio mocciosi qua. Sì sì, cosa? Dovrei dirti come incontrare quella carogna di Malapalma? Ah ok, sono due persone diverse. Per colpa di quella canaglia le bande serie come la nostra sono ridotte alla fame. Mi segui? Malapalma pretende da noi il pagamento di una tangente, vuoi che ti dica come fare per incontrarlo? Certamente, va bene, ho capito, allora pagami 64 monete, non faccio sconti, nemmeno di una moneta, da che mondo in mondo le informazioni si pagano, gliele diamo tutte, ragazzi. Ne sei davvero sicuro? Verrai, che cazzo ti devo dire, puttana la m***a, cioè mi chiedi le monete, puttana troia, che cazzo ti devo dire? Ora se non me lo dici ti stronco però, nell'area ovest, ma la palma è... Sì, che novità. Nella bottega accanto vendono il fungo secco e il giratutto. Mi raccomando, acquista prima il fungo secco e poi il giratutto. A quel punto la bu della bottega ti chiederà qual è il tuo colore preferito. Devi rispondere giallo. Questa è la parola d'ordine per essere ammesso negli uffici dell'associazione a delinquere. Tutto chiaro? Sì. Fungo secco e giratutto. Ok, fungo secco e giratutto e giallo. Perfetto, ma perché mi rivolgi la parola con quell'aria innocente? Sei uno di quelli che porge l'altra guancia? Parliamo con tutti. Si chiama Gaz, fa parte del gruppo dei malviventi della Lumacone. Non è tipo malvagio, l'abito non fa il monaco. È Gaz, l'avevamo battuto prima. Lui è al Lumacone, il capo di un gruppo di malviventi. Nutre una certa antipatia per Don Malapalma, boss dell'associazione delinquere. In realtà l'antipatia è ben ricambiata perché entrambi si contendono il tenditorio. È molto rigido sulle questioni di denaro, ma un uomo con il quale si può parlare. Forse, insomma, ma dovevo parlare prima con Gumbella che mi dicesse tutte queste informazioni, mi avrebbe rassicurato un pochino. Perfetto, dai, allora si va direttamente a questo punto lì. Fungo secco, gira tutto giallo. Bene, spero di non scordarmelo da qui a quando arrivo nell'area ovest. Infatti qui c'era una porta in questo negozio, tra l'altro lì c'è un sole custode. Ok, allora, fungo secco. Ma comunque mocca kit beef, eh. Questa operazione, raga, mi costa una marea di roba. Due monete, sì, voglio comprarlo.
non ha più spazio. Ma non me ne fotte un cazzo, io c'è. Io lo utilizzo subito il fungo secco. Esatto. Tac, anche perché sennò non posso comprare il giratutto. Ottimo. Non me ne fotte un cazzo. E vediamo un pochino. Salve signore, benvenuto alla bottega dell'Ovest. Hai accumulato molti punti bottega per il regalo per lei, ma non ha più spazio perché non torna dopo aver venduto, eh? Non me ne fotte un cazzo. Posso fare dell'altro? Sì, scusami, ma che devo fa? Consegniamo gli articoli. Ah, vedete che posso consegnare questa roba, ok. Mamma mia. Ah, che bellezza, raga. Mamma mia. Io veramente qui... Io deposito tutto qui, bimbi, eh. Arrivederci. Però ragazzi, non... Fungo. Ok, forse perché avevo accumulato dei punti, non... O forse perché ho mangiato il fungo secco. Bisogna ricomprarlo, raga, non ci credo comunque. Ok, adesso parliamo subito. Ma mi stai prendendo per il culo, puttana merda? Oh, finalmente! Finalmente! Non lo so perché prima non ha funzionato. Adesso ha funzionato. Probabilmente prima non ha funzionato perché avevo i punti bottega di merda. Oh, giallo! Madonna, ragazzi, ho dovuto comprare tre funghi secchi e tre cazzi. Colore preferito, giallo. T'ho detto giallo, è il giallo, puttana troia. Fammi entrare! Oh Cristo, sennò veramente ti maledico, eh. Veramente, altro che giallo, madonna. Madonna, ragazzi, finalmente, puttana troia. Oh, scusatemi, ragazzi, però veramente che due coglioni, cioè. Pure il bug mi toccava, madonna, ragazzi. Pure il bug mi è toccato. Vabbè, non importa, dai. Andiamo avanti, si spera di entrare. Oh, finalmente, eccoli qui, i mafiosi. Questo è l'ufficio dei Malapalme, non far finta di non saperlo. Non me ne fotto un cazzo, sì. Se non vuoi niente, togliti subito dai piedi. Voglio parlare col tuo capo. Madonna, ragazzi, li salto sopra il bancone ora. Che vuoi, moccioso? Non vedi che sto male? Se sei qui per un'idiozia, ti faccio pentire di essere nato. Cosa vuoi, un biglietto per il dirigibile? Altro che moccioso. Se sei venuto fin qui a chiedere una cosa simile, vuol dire che ha del fegato. Come osi chiedere questo al boss? Dov'è il rispetto? Ma mi sa che sei in cerca di guai. Aspettate un attimo, lasciatelo parlare. Le lezioni possiamo dargliela anche più tardi. Allora, sei qui a chiedermi il biglietto del dirigibile, no? Spiegami a cosa ti serve. Perché vuoi aiutare una donna che è stata rapita? Ed è sempre per questo che stai raccogliendo le gemme stella, minchia. Per gemme stelle intendi quelle citate nella leggenda sul tesoro della città? Questa è bella, ma tu abbocchi proprio a tutto ciò che ti raccontano. Guardate che il tesoro esiste davvero, teste di cazzo. Del tesoro leggendario non mi importa un figo secco. Ma la storia di andare a salvare la bella donzella che è stata rapita mi è piaciuta. Bella davvero. Perciò se mi fa un piccolo favore ti regalerò il biglietto per il dirigibile. Sì, diteci. Non sarà una missione difficile, aprite le orecchie. Dunque, mia figlia è innamorata del mio vice, è fuggita con lui. Non è successo da molto, devono ancora essere in città da qualche parte. Vorrei che mi riportassi mia figlia Romoletta con il vice Giuliano. Se non ti riesce, basterà che tu mi dica dove si trovano. Al resto ci penserò io. Boss! Volete affidare un compito così a un individuo che non si sa da dove arriva? Infatti, boss, affidi a noi l'incarico di cercare la signorina. Voi siete incapaci. Smettetela! Voi non ne siete in grado, quindi metto da parte la vergogna e chiedo a lui. Quando decido una cosa è inutile protestare. Chiedo scusa, boss. Abbiamo esagerato. Silenzio ora. Dunque, è deciso. Trovate mia figlia e poi ci rivediamo. Mia figlia Romoletta e il suo fidanzato Giuliano hanno questo aspetto. Dove cazzo si trovano?
e lui chiaramente era Don Malapalma, il boss della situazione a delinquere, ha una voce minacciosa, un fare davvero scortese, un uomo di potere a causa delle sue irruenze, anche soprannominato Malapalma, Malavita, e al contrario estremamente arrendevole con la sua unica figlia Romuletta. Perfetto signora, andiamo a cercare sta cazzo di Romuletta qui, perché veramente sarà da qualche parte in città, quindi bisognerà trovarla, insomma penso che si trovi abbastanza facilmente, dai. Secondo me ragazzi stanno prendendo il treno e stanno scappando via, vero? Quindi insomma si va subito a vedere se è così effettivamente. Invece ragazzi col cazzo proprio, cioè. Ah, si va nella area iniziale proprio, vediamo un pochino, anche perché non ci sono mai più ristato qui, vedete? Quindi chissà insomma cosa si può trovare qui di interessante. What the fuck, chi cazzo sei te? Ah, ma lei è Mario! Sono io, che gioia incontrare una tale celebrità in un posto come questo. Già, vuole partecipare anche lei, Mario, a cosa? Quante cose ci sono? Sono un Mausebio e sto andando nel desertico deserto a cercare il petrolio. È da tanto che sono di trovare un pozzo, ma ora è il mio momento però. Non ho ancora abbastanza soldi, vorrebbe finanziarmi? Quanto? Col cazzo, zio. No, mi dispiace, troppi soldi. No, per ora no, raga, cioè, già che ho speso milioni per comprare tutta quella roba, puttana troia, qui c'è un sacco di persone, veramente, con cui parlare. Eccoli, eccoli, erano nell'area iniziale, ci ho preso, cosa vuoi da me? Sei venuta a prendermi perché te lo ha chiesto mio padre? Che facciamo ora, Giuliano? Mio padre ci ha scoperti. Peccato, la nave sarebbe arrivata fra poco. Signorina, a questo punto torniamo dal boss e parliamoli di nuovo. No, Giuliano, se ti vede non si sa che reazione potrebbe avere. Ma signorina, se gli parliamo con sincerità vedrai che sarà comprensivo. Giuliano, ma allora non mi ami? Ma certo che la amo, a questo mondo nessuno potrebbe amarla più di me. Allora scappiamo, andiamo dall'altra parte del mondo. Signorina, ormai siamo stati scoperti, scappare sarà molto difficile, ma non mi importa, supereremo insieme tutti gli ostacoli e nessuno potrà contrastare il mio amore fino a quando non ti avrò sposato. E tu mi faresti un favore, non dire che ci hai trovato. Non posso, mi dispiace, ma non posso, signorina. Come? Sei davvero insensibile. Ma se pensi di riportarmi da mio padre ti sbagli, io non mi muovo da qui. Quindi raga, niente, molto semplicemente, non mi porterete da nessuna parte, anche lui. E ora cosa faccio? Anche lui non sa che cazzo fare. Gumbella ci dice che lei è Romuletta, la figlia di Don Malapalma, tutta l'aria di essere la figlia del boss di un'associazione a delinquere, e che caratterina una donna che vive d'amore, terribilmente passionale, ma onesta, dovrei prendere esempio da lei, meglio di no. Lui è Giuliano, il fidanzato di Romuletta, anche se a quest'area un po' sornione, in realtà è il vice di Don Malapalma, ma quando è con Romuletta diventa un gattino, è con lei che porta i pannoloni. Che cazzo c'era scritto, ragazzi? No, vabbè, non lo so, sto svisionando, raga, veramente devo finire questo episodio. Anche perché sto registrando da 54 minuti, troia della ma... non ho fatto un cazzo. Dobbiamo per forza riferirlo a Malapalma, ma io ho paura della sua reazione. Ho capito, cosa devo fare? Cioè, io non so cosa devo fare. Andiamo da Malapalma, per forza. Bisogna risolvere noi questa situazione. Mi fa fare, madonna, mi fa fare il giro delle sette chiese tutte le volte, comunque sto gioco, ragazzi, è ovest, est, mamma mia, raga, veramente, anche un po' troppo, è un po' too much, cioè non si finisce più, raga, farò 40 episodi di sto gioco. Ah, eccoti, allora, li hai trovati? Sì, cazzo, li ho trovati, oh, raga, li ho trovati, devo andare avanti. Ah, sì, sono al porto di Fanullopoli, grazie per il tuo aiuto, sono un uomo d'onore, ecco il biglietto di dirigibile, a me non me ne fregava un cazzo di loro, quindi grazie. Sono al porto di Fanullopoli, presto andate, avrò fatto una brutta azione, non lo so, aspetta. Romuletta, boss, le chiedo umilmente perdono. Giuliano, con che faccia osi tornare al mio cospetto? Vero, c'aveva la voce da siciliano, non me lo ricordavo. Ti prego, non rimproverarlo. Chi ha proposto la fuga d'amore sono stata io ed è stato lui a convincermi a tornare qui a parlare con te. Boss, non mi importa cosa farete di me, ma perdonate la signorina. Papà, sono io che ho sbagliato. Se devi punire qualcuno, punisci me. Boss, è tutta colpa mia. Papà. Boss. Grrr. Basta così. Romuletta, ne ho abbastanza di una figlia disonorata come te. E tu, Giuliano, nonostante avessi fatto di te il mio beniamino, non mi ha affatto ricambiato il favore. Mi hai veramente deluso. Papà, boss, non voglio più vedere le vostre facce. Andatevene via, tutte e due. Avete capito che ho detto? Sparite via da qua. Potete anche sposarvi, non mi importa più niente.
papà. Loro sono felicissimo. Papà, boss, grazie papà, ci hai perdonato. Boss, state tranquillo, farò felice la signorina. Basta, andatevene, sniff. Signorina, le auguro tanta felicità. Fratello mio, che gioia rivederti. La situazione si è capovolta completamente, ma credo che tu ne sia felice, no? Allora, addio papà, e grazie davvero di cuore. Bene, addio, Romuletta e Giuliano. Andatevene a fanculo, perfetto. Riparliamo un'ultima volta con il boss. Esa, ancora qui. Beh, mia figlia l'hai trovata e l'hai riportata qui. Certo, le cose sono andate come sono andate, ma l'onore è l'onore. Eccoti il biglietto per il dirigibile. Oh, sarà meglio, eh? Sarà meglio. Baffetto, ti devo un grazie per avermi mostrato il sorriso di quei due. Non l'avrei mai visto se non fosse stato per te. Ma ora basta, sono stufo della tua faccia baffuta. Un po' di emozione da metabolizzare. Perfetto, te ne puoi andare anche a fanculo per quanto mi riguarda. Basta che mi ha dato il biglietto. E viva Mario, con questo possiamo raggiungere Oolong. Chiaramente sappiamo tutti dove è Oolong. Infatti io ci vado subito, ragazzi. Si prende il treno, si raggiunge Oolong e smetto di registrare, perché raga, veramente... Solo questo intermezzo è durato una marea di tempo, veramente non me l'aspettavo durasse così tanto, è veramente stato così. Parliamo con il pescione, la dimostrazione per Oolong, servirà un biglietto, ecco il biglietto, sembra tutto in ordine, gradisce salire a bordo, certamente. Oh, si accomodi a bordo, perfetto, grazie mille, sì, possiamo tra l'altro andare ancora un pochino avanti, qui dietro ci sarà una scheggia stella. Palese. No, invece non c'è un cazzo, raga. Bene. E si va nel tubo. Che sia il tubo che ci conduce al capitolo 3? No, forse... Aspettate. Ok, no. Qui magari serve un doppio salto, qualcosa di simile. Qui un secondo. Oh, ho premuto A per sbaglio, ragazzi. Ma tanto di là non c'era nulla, comunque. Prendiamo il dirigibile di merda. Mamma mia, signori! Questa serie durerà 50 episodi, io già ve lo dico, raga. Se continua così, raga, questa serie dura 50 episodi, io non posso fare altro. Cioè, che registrare un'ora, sto registrando da un'ora, cazzo. Incredibile. Intanto si va, però si raggiunge finalmente sto cazzo di capitolo 3. Forza Campione, si chiama. Bene. Eccoci. Oh, che bellezza. Mamma mia, guardate che panorama che si vede da qui. Che c'è? Chi c'è? Il castello dei giochi. Eccolo. Bellissimo, ragazzi. Spettacolare. Un po' grossi siamo in confronto rispetto a quella piattaforma. Bellissimo, mi ricorda ragazzi lì il parco divertimenti di Final Fantasy 7, non mi ricordo come si chiama. Oh, guardate quante belle personcine con le quali parlare, zeppo! Vabbè, finalmente vediamo Oolong, la città sospesa nel cielo, wow, siamo tra le nuvole. Zeppo ragazzi, Oolong, eccolo. Forza Mario, andiamo a cercare la gemma stella Oolong, tra l'altro un tipo di tè cinese. Io raga però devo interrompere qui per forza, non ci si vede nel prossimo episodio di Paper Mario, il portale millenario remake per la Switch. Se vi è piaciuto questo episodio però mi raccomando mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate se volete supportare il mio canale. Non ce la faccio più, da Peperozorbet è tutto, ciao a tutti.